credo mi sia successa una cosa strana stanotte, nel senso che sentivo passi, sentivo muovere, e sono in un campeggio statale, come sempre, quello gestito dai ranger, nei parchi, eccetera. C'è qualche caravan, c'è qualcuno accampato, ma non c'è molta gente, come vedete, sono nel nulla, proprio in un parco. Stanotte sentivo dei passi, però, cioè, credevo fossero... non lo so, ero mezzo rincoglionito, ero addormentato. Comunque sentivo dei passi, ho lasciato il pane qua e il mio beauty con il cibo. Mi hanno rubato il pane. Cioè, poi guardo, ho detto vabbè, per far colazione volevo farmi burro d'arachidi di marmellata come faccio spesso. E poi guardo nel carrettino ed era semiaperto e mancava anche lì il pane. Cioè, solo il pane mi è stato rubato. E chi è che me l'ha rubato? Sto impazzendo. Quindi sono senza pane, che era la fonte primaria veloce di cibo per strada di oggi. Ho del tonno in scatola, queste cose qua. Effettivamente ho tirato fuori il tonno in scatola per mangiarlo col pane per oggi pomeriggio, ma non ho il pane. Ma chi è che ruba solo il pane? Rubami tutto, no? Questo sì che è un buongiorno. Ho trovato questa vecchia scatola qua di specie di Wurstel. Beh, sempre meglio che niente. E non è male, va bene. E che ogni ora io ho fame, quindi devo mangiare qualcosa. Queste cose qua vanno bene quando sei in emergenza. Non è il massimo, ma quando hai fame è tutto buono. Sono stanco, ci sono troppi sali e scendi. Il camminatore fatica sia in salita, ma fatica anche tanto in discesa. Sali, scendi. Tanto sali. E anche tanto scendi. Ho deciso di non fermarmi mai in un posto perché ormai sono talmente vicino a San Francisco che voglio arrivare là e riposare una volta arrivato e aspettare Giulia. Però ragazzi, le gambe oggi sono di una pesantezza, ma di una pesantezza, sono veramente pesanti oggi, è come se pesassero tre volte. Ho proprio i nervi duri, rigidi. Meno male che sono in un bel posto, perché altrimenti sarebbe una noia totale. But it's okay. Good, that's great. Yeah. I don't know Italian, but I know buena suerte is buena fortuna. Buena fortuna. Buena fortuna, yeah, good it's luck. Very right? much yeah. like Spanish. It's Spanish similar. Very similar. Okay, buena fortuna. Grazie. Ciao. Ciao. It's a mic. Oh. No problem. All the time the people just ask me. Sto passando in questo paesino che si chiama Gendo. Fa dei panini vegani buonissimi, un pelo cari ma buonissimi, con una focaccia buonissima fatta in casa. E il caffè, ragazzi, avete visto come l'hanno filtrato. Guardate che da queste parti il caffè americano è veramente buono. Non basta non prendere l'espresso, ma il caffè.
costa anche poco ed è veramente buono. Quasi quasi me ne prendo un altro. E il barettino è veramente carino, è veramente bello, molto California, fa molto costa della California. Temperatura è quasi perfetta, aria fresca ma sole caldo, e per la prima volta riesco a mettere tipo il berretto con la maglietta corta. È stranissimo, c'è un sacco di vento, faccio una mini pausetta. A volte capita che mi sento un po' solo. A me piace stare da solo, io ricerco sempre la solitudine, forse fin troppo, però ogni tanto condividere con qualcuno non sarebbe male. Adesso fa freddo, tranne che con voi, perché io in realtà sto parlando con una telecamera, un obiettivo che mi guarda tutto il tempo. Spero mi sentiate perché c'è un vento incredibile. Comunque sia, ogni tanto un po' di solitudine arriva. Ragazzi, mi sono appena visto sbisciare un serpente abbastanza grande. Adesso io non so se fosse velenoso o no, ma io ho il terrore dei serpenti. È l'unica creatura che mi fa venire veramente tanta paura. Ho la fobia dei serpenti. Ne ho visti tanti per strada, ma quando ne vedo uno devo dirlo a qualcuno, perché mi fanno paura. Mi fanno paura i serpenti, ragazzi, parecchio. Era proprio vicino al mio piede mentre camminavo. Ogni volta è una scarica d'adrenalina. Sono in un campeggio statale, dice campeggio pieno, però solitamente per i cicloviaggiatori e i camminatori non è pieno, quindi io vado avanti come sempre, anche se non c'è nessuno. E vediamo. Ho letto che il camping per i cicloviaggiatori e gli hiker è al campsite numero 18, quindi magari vado laggiù. C'ho mal di testa oggi, è pieno di sabbia sto posto, perché qua ci sono le dune come avevo già trovato a Florence o Firenze. Mi è costato $5, ho trovato comunque poi la signora che gestisce il campeggio, che è sempre una roba statale, e qua è un posto per cicloviaggiatori. C'è anche qualcun altro, dicevo, c'è anche un'altra tenda, ma non c'è nessuno. Non so se è un cicloviaggiatore o... Secondo me è con la bici, ma magari è andata a farsi un giro da qualche parte. Comunque metto la tenda e probabilmente mi faccio la pasta, però prima metto la tenda. No, no, tutta sta fame, ho un mal di testa incredibile. Ho anche bisogno di una doccia, ma mi sa che qui non hanno le docce. Ora mangio, mi sa che ne ho fatta troppa, quindi la terrò anche per domani. E intanto mi sembrava di aver già visto questa tenda qua, ed è la tenda di un inglese, di un professore inglese che adesso è in pensione e ogni tanto si fa un giro in bicicletta da queste parti. Noi abbiamo iniziato a parlare un sacco, è un professore di fisica, un ex professore di fisica che viaggia in bicicletta, e io sono più veloce di lui, fa tante pause e quindi io faccio più chilometri di lui, e ci siamo rincontrati. Infatti mi sembrava di conoscerla questa tenda qua. Sono procioni quelli che mi rubano la roba, hai capito? Ecco chi è che mi ruba la roba, i procioni. Non capivo, sono procioni.
aiuto tu.